Siete stati
dati alle chiese di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma di voi, che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà santi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Parola di Dio. Sia del Vangelo di oggi che poi di tutto l'Avvento, sono
la veglia e l'attesa. Che significa vegliare? Innanzitutto, ecco, non farci prendere dalle cose di questo mondo, non farci prendere, ad esempio, dal divertimento, dal lavoro, dai soldi. Sì, sono cose che servono, voglio dire, per vivere, però non dobbiamo vivere per questo. Il centro della nostra vita non deve essere questo, sempre e solo questo. Questi sono dei mezzi per poter vivere e per servire a meglio Cristo, ma il centro è sempre Lui. Quindi pensare all'unica cosa necessaria, che è la salvezza della nostra anima, sinonimo di santità, sinonimo di vivere la parola di Dio, di amare il prossimo, di amare i nostri nemici, di perdonarli. Un giorno un giovane che voleva incontrare Padre Pio, siccome c'era molta folla, gridò: Padre, ditemi un pensiero, ditemi una parola. E Padre Pio si ferma e dice: salvati l'anima. Gli ha detto tutto, gli ha detto la cosa più importante, la salvezza della nostra anima. Non vivere mai in disgrazia di Dio, ma sempre in grazia. Noi lo sappiamo, abbiamo il mezzo per guarire qualora la nostra anima sarà presa, ecco, da questo mondo e quindi macchiata dal peccato. Quindi vegliare non è semplicemente essere svegli, essere desti, ma essere pronti. Quindi anche se poi il Signore verrà in un momento e quando noi non ce l'aspettiamo, non ci sorprenderà per un lato. Ci sorprenderà sì, perché magari non ce l'aspettiamo, ma non per un lato, perché noi avremo già tutto pronto per partire con Lui. E questo è, deve essere il nostro chiodo fisso, il nostro pensiero, questa attesa dell'incontro con il Signore. Dicevo, l'altra parola chiave è l'attesa, appunto. Tante volte magari abbiamo fatto l'esperienza di affrontare un viaggio di piacere, oppure un viaggio per incontrare una persona che noi desideriamo tanto vedere, che non vediamo da tanto tempo, che magari vogliamo molto bene. Ecco, il periodo fino a questo incontro è pieno di gioia, sicuramente, un'attesa piena di gioia, ma anche di tormento, perché ecco, non desideriamo altro che questo incontro, quindi stiamo lì che contiamo i giorni, che vediamo l'orologio, quindi è ecco, una gioia, però anche abbiamo questo tormento dentro l'anima, logico, un tormento bello, e poi così l'incontro sarà più piacevole, sarà più bello. Ecco, questa attesa ci porta a essere sempre svegli, è sempre pronti. Allora, se avviene così nelle cose della vita quotidiana, nella vita del mondo, tanto più deve essere con Cristo, vivere questa vita sempre con il pensiero che noi un giorno lo incontreremo. Non sappiamo quando, non sappiamo né il giorno né l'ora, ma sappiamo che questo incontro avverrà. Quindi vivere con questo chiodo fisso. Quindi per concludere l'avvento è questo periodo di attesa e di veglia, non tanto per vivere poi il Natale, il giorno di Natale, ma per prepararci a questo incontro con Cristo. E noi possiamo vivere questo avvento in un modo nuovo. Ecco, magari non facendoci prendere dalle cose normali della vita, magari sotto Natale pensiamo ai regali, pensiamo a cosa fare per pranzo, sì, sono tutte cose belle, però non è questo Natale. E noi abbiamo la grazia di vivere un mese circa proprio per prepararci poi
è logico, prima al Natale, ma soprattutto a questo incontro con il Signore che sappiamo che avverrà, vivendo sempre in grazia di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio. Oh.
Prese
prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di Dio. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo Francesco Pio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire.
beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Canto numero 31.
canto finale numero 58. La partecipazione a questo sacramento che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso cristiano della vita, ci sostenga, Signore, nel nostro cammino e ci guidi ai beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ricordo che martedì inizia la novena dell'Immacolata. Poi, sabato prossimo, subito dopo la messa, quindi almeno verso le 7 la sera, ecco, vogliamo iniziare un cammino alla scuola della Madonna. Ecco, in questi 30 anni, ultimi 30 anni, la Madonna a Međugorje ha fatto un cammino, ha guidato le persone, no? Ecco, noi abbiamo preso coscienza di questo, ci vogliamo mettere alla scuola della Madonna. Quindi, sabato sera verrà una persona che ormai da 27 anni sta facendo questo cammino, che ci dirà un po' come dobbiamo fare per metterci alla scuola della Madonna. Quindi, chi vuole, tutti siete invitati. Il Signore sia con voi. Dio che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio e di attendere il suo avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita. Nel cammino di questa vita, Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Voi che vi rallegrate per la venuta del nostro Redentore, possiate godere della gioia eterna quando Egli verrà nella gloria. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Oh, okay.
e lo fortificherà per portare ogni giorno la propria croce dietro a lui. Questa è l'ora tua, o Maria, l'ora della tua bontà inesauribile, della tua misericordia trionfante, l'ora in cui facesti sgorgare per mezzo della tua medaglia quel torrente di grazie e di prodigi che inondò la terra. Fai, o Madre, che quest'ora che ti ricorda la dolce commozione del tuo cuore, la quale ti spinse a venirci a visitare e a portarci il rimedio di tanti mali, fai che quest'ora sia anche l'ora nostra, l'ora della nostra sincera conversione e l'ora del pieno esaudimento dei nostri voti. Tu, che hai promesso proprio in quest'ora fortunata che grandi sarebbero state le grazie per chi le avesse domandate con fiducia, volgi benigna i tuoi sguardi alle nostre suppliche. Noi confessiamo di non meritare le tue grazie, ma a chi ricorreremo, Maria, se non a te, che sei la madre nostra, nelle cui mani Dio ha posto tutte le sue grazie? Abbi dunque pietà di noi. Te lo domandiamo per la tua immacolata concezione e per l'amore che ti spinse a darci la tua preziosa medaglia. O consolatrice degli afflitti, che già ti inteneristi sulle nostre miserie, guarda i mali da cui siamo oppressi. Fa che la tua medaglia sparga su di noi e su tutti i nostri cari i tuoi raggi benefici. Guarisca i nostri ammalati, dia la pace alle nostre famiglie, ci scampi da ogni pericolo, porti la tua medaglia conforto a chi soffre, consolazione a chi piange, luce e forza a tutti, pianto. Salvami, o rifugio dei peccatori, affinché dopo di averti tutti amati, invocata e servita sulla terra, possiamo venirti a ringraziare e lodare eternamente il cielo. Amen. Salve, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo noi esseri figli di Eva, a te sospiriamo gemendo.